Il paradiso delle signore, episodio marzo, Vittorio rende felice Diletta. La prima settimana di marzo del paradiso delle signore è pronta a concludersi. Stando alle anticipazioni del 2 e 3 marzo, Gemma sarà a dir poco preoccupata per le sue condizioni fisiche. La diagnosi ricevuta in ospedale la metterà in una scomoda posizione e sarà destinata a cambiarle la vita. Ma come reagiranno i suoi familiari quando sapranno ciò che attende la giovane sanatta? Mentre Vittorio prenderà una decisione che renderà felice la giornalista Diletta. Matilde inizierà ad abbracciare sempre di più il piano di Tancredi di Sant'Erasmo. Spazio anche a Clara, che si ritroverà a dover mettere da parte i suoi sentimenti quando Alfredo le farà l'ennesima richiesta riguardante Irene. Nell'appuntamento di giovedì 2 marzo del Paradiso delle Signore i telespettatori continueranno a scoprire il destino di Gemma Zanatta, la quale, dopo essere rincasata dall'ospedale, ha appreso di essere incinta. La figlia di Veronica non potrà più tenere per sé la diagnosi ricevuta in ospedale, ma avrà moltissima difficoltà a parlarne con la sua famiglia. Sarà soltanto quando la madre la metterà con le spalle al muro che Gemma vuoterà il sacco. La situazione costringerà Ezio a non lasciare ancora Veronica. L'intervento non richiesto di Francesco finirà per far arrabbiare Maria. La stilista siciliana rimprovererà il ragazzo per l'iniziativa presa in atelier senza consultarla. E mentre Vittorio renderà felice Diletta con la decisione di assegnare la copertina del Paradiso Market al suo articolo sull'educazione sessuale, la mente di Matilde sarà sempre più incentrata sul progetto del marito. Su consiglio di Umberto. Infatti, Tancredi ha deciso di mettere al corrente la moglie con la speranza di toglierla dalle grinfie di Vittorio e portarla dalla sua parte. Riuscirà nell'intento il perfido di Sant'Erasmo? Mediante la puntata di venerdì 3 marzo del Paradiso delle Signore Ezio verrà a sapere che Gemma è in stato interessante. Perciò si fionderà da Carlos per provare a costringerlo a prendersi le proprie responsabilità a tutti i costi. Le parole dell'ex contabile del Paradiso delle Signore saranno più che sufficienti a sistemare la situazione. Al negozio Paradiso delle Signore, Alfredo continuerà a richiedere l'aiuto di Clara, ignorando completamente quanto tutto questo possa ferirla. Perico, infatti, sarà molto più interessato a fare breccia nel cuore di Irene Cipriani, organizzando qualcosa di speciale per lei. Come si comporterà la giovane Venere Boscolo davanti all'ennesima richiesta di aiuto del ragazzo che le piace? Intanto Irene sarà molto contenta del gesto di Alfredo, che l'aiuterà a riavvicinarsi a suo padre. Tu me ne date printre tale acculte, in cerc flower su te la show urbuite, cum rup capete lumeate din capo rupte, tobe le bat cu inima deodată nu le opresc, nu s-a atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe, chimie, rimaru, spike, buia, si, șoapă, grasul, nimeni altul, del, vedeți sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trei.